Eccoci ritrovati qui ad Epicentro Sportivo, ma ci siamo scordati la sigla, quindi tra pochissimo riascolteremo. Torniamo indietro, riavvolgiamo il nastro, anche perché insomma noi ci dimentichiamo, anche perché è nuova, no? Quindi noi insomma ci teniamo. Me l'hanno tolta, ma hanno tolto la sigla, niente, l'andremo a recuperare più tardi. Buonasera da Enrico Bonzanini e da Luca Mazzelli. Questa sera cercheremo di andare a scoprire quali sono le tematiche più interne al calciomercato, un calciomercato che è entrato nel vivo. Bye bye anche a Cattellani, troppo bravo per rimanere al Carpi. Questa è la motivazione che è stata data oggi dalla dirigenza biancorossa, dal DS Romairone, che poi è stato interpellato in materia. E poi chiaramente andremo con tutto l'ampio post partita di Carpi Vicenza. Abbiamo tre contributi, abbiamo Mister Castori, abbiamo Gaetano Letizia e inoltre abbiamo anche Forte, che ha debuttato con la maglia biancorossa. E poi cercheremo di andare a carpire anche le prime parole da giocatore dell'Entella, purtroppo, di Andrea Cattellani. Luca, prima di tutte le anticipazioni, andiamo a fare un bel recupero di quello che è stata la giornata 22. Ci sono stati qualche risultato sorpresa, eh? Allora, Brescia-Avellino finita 2-0 per gli ospiti, con la velicola doppietta di Ardemani, con una risultanza anche un po' particolare, un po' polemica, ma... è bello così, con la prima vittoria esterna tra l'altro dell'Avellino in questo campionato a Rigamonti. Carpi Vicenza, come sappiamo, è finita 0-0. Cittadella Bari 2-0, poi grazie alle reti di Chiaretti e Schenetti, il Bari, che sta sul mercato, sta prendendo tutto quello che può. Tutto. E in realtà però sul campo non trovi risultati. Sta anche cedendo giocatori importanti, dopo ho qui con me il foglio magico. Però Swagger, che l'altra sera ha messo la foto su Instagram e poi il giorno per ufficiale a Bari. Sì, non... colpo, sì. Latina e Las Verone, questo è il risultato di giornata più clamoroso. Ha vinto il Latina 2-0, che ferma la striscia di pareggi che è arrivata a 7 e stoppa la prima in classifica, che per fortuna sua si è fermata anche il Frosinone. Pisa Ternana 1-0, rete bellissima tra l'altro di Gatto, il nostro ex ormai un amico. Grande Max. E Spal Benevento 2-0, Vicari e Floccari hanno atterrato le streghe, prossime avversarie biancorosse. Tra l'altro due gol che per la miglior difesa del campionato, o la seconda dietro il Pisa. La seconda. Esatto, però sono due dormite abbastanza gravi secondo me per il Benevento. Ah, io non so te, ma il Benevento quando ha giocato contro di noi non mi aveva fatto un'impressione enorme, no, galattica. No, è vero, poi assolutamente. Ma neanche la Spal, ma in realtà contro il Carpi, a parte un paio di giocatori, però sono lì. Trapani Novara 2-1, la decisa Maracchi, nuovo acquisto dalla Ferrari Pisalò, tra l'altro, dalla Lega Pro. L'Entella ha ribaltato il risultato nello scadere, ha vinto in casa contro il Frosinone 2-1, ribaltando il vantaggio iniziale di Dionisi, con gli ospiti però che hanno giocato in 10 per più di un tempo. Salernitana Spezia è finito 1-0 grazie alla nona rete stagionale di Coda, che comunque sta confermando un'attaccata di categoria, seguito come sempre dal Palermo. E ha chiuso la giornata, visto anche il rinvio di Provercelli Ascoli, Perugia Cesena con un rocambolesco 3-3, con la rete tra l'altro anche di Forte, di Cocco, quindi nuovi acquisti che quando ci sono si fanno sentire insomma in altre squadre. Quindi un punto a testa che forse non serve a nessuno dei due, perché il Perugia è da 5 partite, se non sbaglio, che non vince. Esatto. Cesena in trasferta non vince praticamente mai. Perugia però scatenato, è sul mercato. Dopo capiremo perché ci ha fatto anche un brutto sgambetto. Allora dai, attendo con ansia le tue notizie, che sono sempre il top. Beh, insomma, te la dico, purtroppo il Perugia ci ha soffiato mustacchio, insomma. È ufficiale oggi, è vero. È ufficiale, quindi era nell'aria, però purtroppo questo è un giocatore che da come ce l'avevano dipinto sembrava assolutamente inarrivabile, mentre invece insomma è andata al Perugia per una formula di prestito. Come evolve la classifica? Classifica che vede invariata la prima posizione a 41, ma la Spal a 39 punti. Tallone il Verone si avvicina, quindi è solo due lunghezze di distanza. Il Frosinone è stato superato dai ferraresi, si trova terzo a 38, Cittadella 37, Benevento 36, attenzione perché il Carpi è 33, quindi c'è un'opportunità ghiottissima al Vigorito la prossima, se sabato prossimo. Entella 32 e Perugia 31 chiudono il gruppo dei playoff. Il Bari è il primo inseguitore a 29 punti, seguono a metà classifica Spezia e Novara 28, a 27 troviamo il terzetto Salernitana, Ascoli e Brescia, che sono un po' quelle squadre nel limbo, no? Sì. Vogliono salvarsi, ma probabilmente i playoff sono troppo lontani per loro. Latina e Vicenza a 26, a 24 troviamo il Pisa, che è uscito dalla zona playout, composto in questo momento da Provercelli e Avellino, anche loro a 24, zona di retrocessione con il Cesena 23, che quindi il pareggio gli ho contato veramente poco, Ternana 20 e il Trapani
Trapani a 16 che ha fatto un passettino avanti. Piccolo passo avanti per il Trapani che ricomincia a respirare. Ternana che ha avvicendato in panchina, si è dimesso Benny Carbone, mossa forte perché era forte di ancora 2 anni e mezzo di contratto, con una formula anche varia perché insomma lui si occupava anche del mercato, ha preferito fare un passo indietro. Arriva Carmine Gautieri sulla panchina delle Fere per un'impresa che appare non assolutamente impossibile ma certamente complessa dopo a maggior ragione l'ultimo trend negativo. E poi un altro avvicendamento, vabbè, c'è quello di Corini in Serie A che anche lui si è dimesso, non è stato esonerato. Pronto Diego Lopez, ogni valutazione è comunque ben accetta. Lo Spezia probabilmente ha piazzato il colpo della settimana con Diego Fabbrini, giocatore interessante riportato in Italia dal Birmingham, altro prospetto sul quale probabilmente in Italia ci si è creduto o troppo poco, sì, oppure si è preferito troppo presto magari fargli cambiare aria. Comunque insomma riparte dalla Spezia, un colpaccio questo a mio modo di vedere da parte del direttore sportivo Fusco, che ha a cuor leggero stracciato il contratto da ancora da 1 anno e mezzo di contratto di Cattellani, permettendogli di accordarsi per 3 anni con la Virtus Entella. Ma di questo e altro parleremo fra poco assieme all'ampio post partita di Carpi Vicenza. Are you keeping me at a distance? All that I'm asking for is forgiveness. Are you even listening? Am I talking to myself? Eccoci tornati amici in diretta con Epicentro Sportivo. Sono un po' rallentata da questo tempaccio, da questa influenza che è imperversa. Allora Luca, che dire sulla partita Carpi-Vicenza? Torneremo più tardi sulle tematiche inerenti al mercato perché c'è veramente tantissima carne al fuoco, sia in uscita che in entrata. Per quanto riguarda il Carpi, dove aleggia il nome di Citro con un'insistenza sempre maggiore, tutto il vertice della trattativa vira su un perno soltanto, un Bakogu. Domani sarà la giornata veramente definitiva. Se il Crilia dirà domani di no, non se ne riparlerà più almeno fino a giugno, e quindi si andrà a puntare dritti su Citro. Per l'operazione Citro inevitabilmente ci sarà anche da spendere qualcosa, ma ne parleremo più tardi. Parlando invece di Carpi Vicenza, una partita veramente brutta soprattutto nella ripresa, un primo tempo invece leggermente più gradevole in cui il Carpi anche senza strafare ha sfiorato la rete con una traversa presa da Alias Struna. Nella ripresa un gol ingiustamente annullato, perché che ne dica Bisoli, il gol è stato ingiustamente annullato. Tu l'hai visto il fuorigioco? No, non ho visto il fuorigioco, anche perché dalle immagini allora, a velocità normale a me sembrava fuorigioco, perché il movimento di Bifulco a rientrare tipo dare quella, tipo fregarla da questo punto di vista, però vedendo le immagini è lì al limite. Esatto, perché è salito tardi Zaccardo in questo, sì, caso, che lo ha tenuto in linea. Quindi questa è piccola nota di Moviola. Che impressione ti ha fatto il Carpi? Ma guarda, allora, sinceramente sono anche un po' d'accordo con Castori, forse un po' meno con te questa volta. Cioè nel primo tempo, se il Carpi secondo me avesse chiuso in vantaggio 1-0, non avrebbe detto niente a nessuno, perché comunque una traversa, il gol di il tiro di Gagliolo, se non sbaglio, che lì secondo me è la parata migliore che ha fatto Vigorito della partita, assolutamente meglio anche di quella su Lasagna, che secondo me era centrale, forte, alta, però comunque di fatto era centrale, ha dovuto saltare solo verso l'alto. Non ha giocato male secondo me nel primo tempo, secondo me ho visto, nonostante l'assenza di Gaudio, qualche azione diversa, fatta in modo diverso rispetto al solito lancio in profondità, e quindi questo secondo me è un punto a favore. Poi nella ripresa c'è stato un crollo verticale clamoroso in cui non si è visto, non si è giocato a pallone, cioè la ripresa è stato uno dei più brutti secondi tempi del campionato secondo me. Parlando una però, bella galleria, esatto, va in mettersi insieme alle altre, però comunque c'è da dire anche che il Vicenza, che un po' tutti temevamo perché comunque ha comprato giocatori importanti, c'ha un reparto attaccanti veramente di livello, soprattutto anche i trequartisti, ecco. Bagua ha giocato un quarto d'ora. sei gentile, devo dire. Bagua è vero, ha giocato un quarto d'ora, 20 minuti. Bisoli in sala stampa l'ha provato a scusare, no dai, nella ripresa un po' ha fatto qualcosa, no. Poi dopo ha detto, però dopo quando ha iniziato a giocare noi lui ha smesso di avere benzina. Comunque il Vicenza, che poteva essere secondo, a mio avviso, un avversario molto ostico, in realtà si è dimostrato abbastanza poca cosa, secondo me era battibile alzando un po' il ritmo. L'assenza di Gaudio si è sentito tantissimo, però è anche vero che quando
ti mancano molti giocatori, sfortunatissimo con gli infortuni, Concas, mi stavate già dicendo il bollettino medico, dopo lo diciamo meglio, Romagnoli che adesso vediamo, con anche Cagliolo squalificato, chi gioca lì dietro, Sabbione Poli immagino. Sì, Sabbione Poli. Però di fatto tanti infortuni, squalificati, ok, poche alternative, però un po' questa situazione te la sei anche andata a cercare, perché sì, il mercato parla da sé, le esclusioni che ha fatto allenatore, squadra, società, qualsiasi tipo parlano da soli, quindi insomma c'è la colpa e non è solo sfortuna. Sono convinto anch'io di no. Beh, ne parleremo più tardi, adesso ci andiamo ad ascoltare cosa ha detto mister Fabrizio Castori, poi torneremo a commentarlo e a continuare a discutere amabilmente di Carpi Vicenza, anche se ovviamente, visto il risultato che analizza alla perfezione quale tipo di partita sia stata, non c'è molto da dire se non un punto che dà continuità più al Vicenza che al Carpi. Occasioni create, soprattutto quest'oggi nel primo tempo, non si segna, quest'oggi non avete nemmeno mai rischiato di subirlo, però si porta a casa questo pareggio, solo 3 vittorie in 11 gare casalinghe è sicuramente il dato che manca nella classifica del Carpi. Per essere precisi, un gol l'avevamo segnato, anche a me sembrava buono. Era buono. Ecco, allora quindi correggiamo il tiro, perché comunque senza polemizzare il gol era buono, si è fatta un'ottima partita, perché dopo 21 giorni che non si gioca c'erano le incognite relative alla condizione sia fisica che mentale della squadra, perché comunque il ritmo era sempre perso. Invece ho visto che siamo in una buona condizione, è stata anche una partita in cui sono stati dovuti sostituire due giocatori alla fine del primo tempo, non si era messa bene a livello di gestione, che due infortuni alla fine del primo tempo hanno complicato un po' la lettura della gara, però i ragazzi sono stati bravi comunque a fare una partita intensa fino alla fine, era una partita equilibrata, si poteva sbloccare con un episodio, abbiamo preso un palo al primo tempo con Struna, 3 grandi parate di Vigorito, ci abbiamo provato in tanti modi, è vero quello che dici te che dobbiamo migliorare, però mi sembra che comunque abbiamo fatto una partita con grande impegno e i ragazzi vanno elogiati, poi acquisiremo anche una migliore condizione, spero che giri anche un pizzico di fortuna, perché l'infortunio di Ricaudio, le cattive condizioni di altri giocatori c'era, ci hanno impedito di essere al 100%. Però io sono soddisfatto e guardo il bicchiere mezzo pieno, perché comunque la partita si è giocata con grande intensità sino alla fine. Nel secondo tempo hai messo dentro anche Forte sull'out di sinistra, un ruolo insomma che lui può fare, che insomma apporto ha dato secondo te? No, ascolta, quando si è fatto male Concas un attimo avevo avuto un attimo esitazione, perché non li abbiamo ancora testati, no? Poi metterlo subito poteva significare dover cambiarlo magari prima che finisse la partita, perché quando un giocatore ti arriva da 2 giorni non sai che condizione ha eccetera, è chiaro che è un punto interrogativo grosso, quindi non sapevo se mettere lui o come si chiama, o Poli, come ho fatto, sono andato sul sicuro, perché poi dovevamo rischiare Totò al secondo tempo, che anche lui era infortunato, magari ce lo potevamo tenere per un quarto d'ora, 20 minuti alla fine, nella necessità, come poi è successo, anche se poi ripeto i due infortuni mi hanno un po' impedito di fare un cambio prima. Anche sotto questo aspetto non è girato il vento in maniera diciamo positiva, ecco, però ecco anche lì bisogna essere prudenti in questi casi. Non si è vinto, è vero, però si è fatta una partita buona, si è fatta una partita con grande impegno, intensità sino alla fine, nonostante le difficoltà che abbiamo trovato. E poi ripeto, questa è una partita che si vince, che la vinceva chi faceva gol. Noi le occasioni per farlo le abbiamo create, purtroppo la palla non è entrata e siamo qui a dolerci per il risultato, non certo per la prestazione. E c'è stata una differenza di baricentro, mister, tra il primo e il secondo tempo. Mi è parso chiaro, insomma, il Carpi ha giocato più alto, più vicino alla porta di Vigorito nel primo tempo, ha creato tanto, nel secondo tempo ha giocato più indietro. Ti chiedo se ha perso secondo te la squadra qualcosa a gioco lungo e se ti aspettavi un po' un calo, diciamo, alla distanza. Ma il calo, te l'ho detto, era un punto interrogativo da mettere in preventivo, perché se uno, come discorso di nuovi arrivi, no? Uno finché non li vede come fa a sapere se tengono un'ora, un tempo, 10 minuti o tutta la partita? Finché non c'è riscontro del campo si fa fatica. Luca Forte è venuto, ha fatto 3-4 allenamenti con noi, Beretta 2-3, non è che solo la sfera di cristallo, ripeto, poteva entrare subito, però dopo ho fatto una lettura più ponderata e più, come si dice, sono andato sul sicuro, no? Perché è vero che abbiamo dovuto alzare Letizia, però Poli garantiva di poter finire la partita.
L'ingresso di Forte, poi il secondo tempo, all'inizio, i primi 20 minuti, ho messo la squadra a 4-3 perché appunto Luca è un attaccante, l'ho messo all'esterno a chiudere la fascia, non ero poi sicuro che potesse, diciamo, garantire anche coperture, c'era, ho messo Grimi che doveva scalare con la batte, poi quando ho visto che lui teneva abbastanza la gamba ci siamo rimessi a 4-4-1-1 con Lollo su Gucker e abbiamo riacquistato un po' di metri, ma noi lo sappiamo che giochiamo meglio con Lollo in pressione sul mediano basso, ci alza il pressing, però queste considerazioni qui sono state anche figlie, fra virgolette, oggetto obbligato della partita come si era messa. Adesso con Paciuti fuori fino alla fine della stagione, con Concas ti chiedo che cosa ci puoi dire riguardo le sue condizioni, è uscito con una gestualità piuttosto preoccupante. A questo punto mi sembra che la squadra debba essere rinforzata sugli esterni, perché i giocatori di ruolo mancano, no, a disposizione tua. Allora il mercato lo fa il direttore, lo fa la società, è chiaro, siccome lo condivide con me è normale che noi siamo sintonizzati sul fatto che devono arrivare almeno un paio di esterni, insomma, ecco. Però questa è una cosa che anche la società sa e si sta muovendo il direttore in questo lato qui. Hai fatto una Concas? Concas è a caldo, di sicuro è stirato, speriamo. Nessuno è in grado di dire a caldo quello, l'entità dell'infortunio, ci vuole un minimo 48 ore finché non si assorbe tutto, si finisce, come si dice, il versamento, poi uno fa l'ecografia e stabilisce l'entità del danno, però è chiaro che lui ha sentito dolore, insomma non penso che guarisca in poco tempo, purtroppo. Note positive, Belek praticamente inoperoso. Sì, ma te l'ho detto, la squadra ma anche a Novara noi abbiamo fatto entrare male l'avversario in area di rigore, si è persa una partita assurda, cioè nel senso come meriti, cioè si sono presi due gol su due dei tiri da fuori area e non si è mai rischiato di prendere gol. Oggi lo stesso ha dimostrato la sua solidità la squadra, quindi sono tutti fattori importanti e positivi. Poi ho visto gli altri risultati, secondo me la vita è dura per tutti, verso il Verona, verso il Frosinone, verso il Benevento, quindi la vita è dura per tutti e noi lo sappiamo, e quando non si può vincere è meglio pareggiare che perdere. Ultima curiosità su Romagnoli, abbiamo visto che ha preso un colpo ma è tornato in panchina zoppicando, cosa ci puoi dire? Anche lui, ripeto, ha chiesto il cambio perché era dolorante alla coscia, un problema muscolare anche per lui, però mi dice non ce la faccio ancora, non ce la faccio più, dopo io, in quei momenti lì non è che uno sta a pensare a lui, dice a cambiarlo, si valuta chi può entrare o meno e via, insomma, ecco. E allora noi torniamo in diretta, abbiamo sentito Mister Castori soddisfatto di questo punto, l'auto arrivato dopo il pareggio interno contro il Vicenza in un andamento interno che continua a claudicare, insomma, continua a essere un andamento a marce ridotte quell'interno. Qualche domanda dovrebbe... No, tutto bene, ci si salva invece in trasferta, dove in trasferta si andrà anche a Benevento, la prossima uscita, una partita tutt'altro che semplice, come è ovvio aspettarci, sì, anche perché oltre a le defezioni di Gagliolo per squalifiche, di Romagnoli per infortunio, tra l'altro i Romagnoli si dice anche di un battibecco fra lui e gli irriducibili nel momento in... Sì, quando l'ho visto, cioè ci avevo fatto caso in diretta, quando... Sai o no? Sì, quando si è fatto male che era dietro la porta, dietro la curva del davanti alla curva del Carpi, sì. No? Che però era ancora, che lo stavano medicando, sì, non sapeva, sì, sì, se fosse uscito o no, sarebbe uscito o no. Quando si è alzato, qualcuno dietro la porta, quindi degli irriducibili, perché poi di faccia bene o male li conosciamo, gli avrebbe detto, non so cosa gli avrebbe detto ovviamente, però ho visto che lui si è girato, gli ha fatto il gesto come per dire cosa c'è, cosa volete, non lo so, magari l'hanno spronato, ecco, con termini magari poco eleganti. Però ho visto che lui si è girato e gli ha detto qualcosa. A muso duro. Ho visto, adesso sì, probabilmente i toni non sono stati bravo, dai, continua così, fai di meglio e va bene, ok, però... Sì, esatto, insomma, nervi tesi in casa Carpi, anche perché insomma per Fabio Concas si parla addirittura di 3 mesi di stop e quindi di una stagione gravemente compromessa a questo punto. Maledizione della fascia destra. Ma la maledizione è presto spiegabile, era totalmente ghiacciata, cioè sì, quindi... Poi parliamo di un giocatore che non gioca a partite da 2 anni, quindi insomma il ritmo partita, come tanto detto Castori, è un'altra cosa, quindi è la dimostrazione questa, Salerno e oggi...
Ma guarda, proprio insomma, si parlava anche con vari tecnici con la fascia maledetta, nel senso che in questi mesi particolarmente rigidi, con anche la tettoia di protezione in cemento, non, esatto, l'ho detto anche Ivo in radiocronaca, non passa il tepore, i raggi solari, quindi resta ghiacciata per tutta la giornata, mettendo a repentaglio insomma quella che è l'incolumità dei giocatori. Purtroppo ci è finito in mezzo il nostro Fabio Concas. Migliore in campo Gaetano Letizia, lo possiamo dire abbastanza in maniera tranquilla, insomma, senza particolari timori di essere smentiti. Assolutamente sì, anche Gagliolo secondo me ha giocato bene, si è macchiato poi della munizione gratuita perché lì si era appena preso giù con Galano, se non sbaglio. Strano. Per un contrasto prima, a parte io gli ho anche portato il formaggio, gli ho detto: Gaglio, stai tranquillo, Gaglio, stai rilassato, che ci abbiamo bisogno di te. Invece niente. Invece gli è andata una potata gratuita, ammonito. Peraltro, insomma, vanno dissipandosi le voci su Galano, dico io, per fortuna. Sì, insomma. Cioè, sembra un ex giocatore. Sì, fisicamente diciamo a qualche punto di domanda lo lascia. Cioè, se rientrava poco Catellani, secondo gli standard dello staff, non parliamo. Le borracce. Esatto, bravo, mi è piaciuta questa. Ci ascoltiamo Gaetano Letizia, poi torniamo in diretta su Radio 5.9. Gaetano Letizia, come tante altre volte nelle gare casalinghe, solo 3 vittorie in 11 partite in casa. Il Carpi che crea tanto, non trova il gol e alla fine deve accontentarsi di un pari. Beh, oggi abbiamo fatto il massimo, siamo stati tutti bravi, abbiamo fatto il possibile, ma purtroppo meglio prendere un punto che niente. Decisivo Vigorito nel primo tempo, anche su di te con quella grande conclusione da fuori. È stato bravo, complimenti al portiere, ma ti ripeto, abbiamo fatto il massimo. Oggi era una buona occasione, hanno perso tante là davanti. Cosa pensi che si debba ragionare su questo pareggio? Beh, siamo sulla buona strada. Ripeto, oggi abbiamo guadagnato un punto. Il Frosinone ha perso, mi sa, il Verona, perché non lo so ancora. Penso che abbia perso anche lei, quindi ti ripeto, siamo sulla buona strada. Gaetano, insomma, storicamente dopo la sosta fate fatica. La vittoria al Carpi nella prima partita dell'anno solare manca da 6 anni, credo. Oggi ho visto un difetto di continuità, nel senso, una buona insistenza, una buona continuità di produzione offensiva, di palle gol nel primo tempo. Nel secondo tempo invece siete rimasti più indietro. L'avete accusato nelle gambe, nella testa, un po' il calo o no? No, ti ripeto, noi ci abbiamo messo il massimo, poi abbiamo finito a 0-0 la partita, poi se guardiamo gli episodi, che ci sono stati anche 2 infortunati, è stata dura oggi, però ti ripeto, è stato un ottimo punto, perché la squadra c'era, c'erano tutti. Fabio Concas e Simone Romagnoli come stanno? Li hai visti dopo la partita? Hai avuto modo di constatare la loro situazione? Entrambi usciti per problemi muscolari, sembra serio il problema di Concas, no? Non saprei, penso che si sia stirato, spero di no, e invece Romagnoli è stato solo una botta. Si riparte da trasferti Benevento, una squadra affamata, perché oggi ha perso a Ferrara e è anche una delle squadre che gioca forse uno dei migliori, del miglior calcio di questa serie cadetta. Tante potrebbero essere le assenze, si ricomincerà a lavorare da lunedì con quale spirito dopo questo 0-0? Si lavora sempre come sempre, si sta concentrati tutta la settimana, poi se ci sono delle assenze e entra qualcun altro di sicuro farà bene, come sempre. Nelle riprese è subentrato forse un pizzico di paura magari di subire il gol beffa come magari in altre occasioni? Se vedi gli episodi, dopo 2-3 occasioni che abbiamo sprecato, che potevamo andare in vantaggio, è ovvio che hai un po' di paura, se prendi gol sei finito, quindi ce la siamo gestiti, poi abbiamo fatto di tutto, ma è arrivato il pareggio. E noi parlavamo amabilmente qua anche con i nostri ragazzi, con i nostri ragazzi del progetto scuola, che sono qui venuti a studiare, ecco, come topi da biblioteca, come si sta dietro, behind the scene, all'interno della radio. Allora noi torniamo a parlare di Carpi. Abbiamo sentito Gaetano Letizia migliore in campo, avremo ancora il contributo di Luca Forte per andare a concludere il nostro treno di contributi, avremo anche uno stralcio delle prime parole in bianco-azzurro di Andrea Catellani. Tra poco parleremo anche di mercato, concludiamo anche prima di andare
andare con Luca Forte il discorso Carpi-Vicenza. Abbiamo parlato del primo tempo, nella ripresa io ti dico la verità, c'è pochissimo da dire, c'è poco da dire, ma da entrambi i casi a un certo punto il Vicenza si è visto chiaramente che, non potendo vincere, si è accontentato del pareggio. La problematica è che il Carpi fa questo di rito, cioè quando capisce che non fa gol nel primo quarto d'ora si accontenta il pari. È un'ottica conservatrice al limite dell'inverosimile, che comunque arriva in certo qual senso a penalizzarti. Sì, e poi tra l'altro non si è notato un calo di moltissimi giocatori, soprattutto a centrocampo. Crimi non benissimo secondo me, soprattutto nel secondo tempo, ma anche nel primo. Lollo meglio nel primo, nel secondo è scomparso, era un giocatore inutile. Di fatto, se tu non riesci a giocare come tuo solito fare, Lollo è il primo probabilmente a essere penalizzato, perché sì, è un ruolo talmente chiave, talmente particolare per come viene interpretato, che di conseguenza ne subisce le conseguenze per primo. Bifulco secondo me non ha giocato malissimo neanche lui, però ovviamente va a sparire, e questo è il suo difetto dal primo anno in Serie B, insomma, comprensibile. Sì, certo, deve ancora trovare una propria connotazione, diciamo così. Esattamente, in questo caso purtroppo molti si sono chiesti, perché non sapevano di Gaudio infortunato, insomma, quando hai visto tirare giù Concas, mettere su Poli, ti viene da dire, con Di Gaudio in panchina cosa stai facendo? Però Di Gaudio di fatto zoppicava durante l'intervallo. Di Gaudio non stava in piedi. Lo vedevi anche correre durante la partita, nel secondo tempo c'aveva la gamba che era rigida, cioè non stava in piedi. Infatti ha giocato 5 minuti dove ha fatto qualche strappo, però non potevi forzarlo. Non stava in piedi, aveva anche il giusto timore di contrasti, anche di una certa matrice, che potevano andare a complicare quelle che erano le sue già precarie condizioni. Di note positive, lo ripetiamo, Belek aveva gli stessi guantoni di quando è entrato. Io non ho contato un tiro verso la porta, sì, da parte del Vicenza. Uscita bassa in mischia nel secondo tempo, se non sbaglio, e basta. Nel Vicenza prove molto positive. Migliore in campo Cristian Zaccardo, secondo me nel Vicenza perfetto, ha tenuto la linea anche con Esposito, e poi è stato molto bravo anche nell'annullare, nel capire quasi sempre, ha annullato alla perfezione Lasagna, un solo tiro in porta per quanto concerne Cappelle 15, con tra l'altro una non scontata capacità di leggere le giocate. Kevin è un ragazzo che, anche se sai dove andrà, è difficile comunque prendere il tempo. Zaccardo è stato maestoso in questo senso, e ci metto anche Robert Gucker, non soltanto perché a me piace spassionatamente questo giocatore, ma perché da appena arrivato, soprattutto nel primo tempo, ha fatto girare e anche molto bene la squadra. Poi comprensibilmente nella ripresa è calato un po' come tutti. Sì, è calato tutta la linea mediana anche del Vicenza nel secondo tempo. Di fatto non c'è stata una partita, cioè si aspettava il 90esimo per andare a casa, molta gente è andata via anche dopo un'ora di gioco perché non si vedeva giocare a pallone, cioè è stata veramente una brutta partita. Purtroppo bisogna ammetterlo. Un'altra nota che mi piace sottolineare, la stavano dicendo prima durante la musica, è stato il saluto di Zaccardo ai tifosi, che i tifosi hanno fatto a Zaccardo, e lui è ricambiato perché è stato un bel gesto. Si è denudato, sì, sotto la curva. Al di là di questo, comunque, avesse potuto, avrebbe dato anche di più. È stata una sorta di ringraziamento che i tifosi del Carpi hanno fatto per quello che ha fatto lui l'anno scorso, perché comunque era il nostro capitano, no? In Serie A, quindi tanto di cappello per questi giocatori che anche sul campo dimostrano ancora di poter reggere la categoria più che bene. Assolutamente sì. Allora Luca, noi ci andiamo ad ascoltare il tuo omonimo Luca Forte, poi al nostro rientro cominceremo a parlare nell'ultimo quarto d'ora di mercato. Luca Forte, uno dei volti nuovi di questo Carpi, hai giocato tutto il secondo tempo, prime impressioni, immagino un po' di delusione per questo pareggio casalingo. Beh, delusione sì, perché comunque abbiamo interpretato bene la gara, tutti i 90 minuti, sempre in avanti, quindi meritavamo forse qualcosa in più, quindi c'è il rammarico per non aver portato a casa i 3 punti. Però rimane comunque la buona prestazione che dobbiamo comunque sempre fare. Carpi che ci ha provato tantissimo nel primo tempo, almeno 6 palle gol, nel secondo tempo il Vicenza si è chiuso un po' di più, è stato un po' più faticoso trovare spazio, anche se c'è stato quel gol annullato a Lasagna, le immagini dicono che Bifulco era in posizione regolare. Dal campo sembrava regolare, poi le immagini non le ho ancora riviste, però penso che anche se loro si sono chiusi, comunque siamo riusciti sia con le verticalizzazioni che col palleggio magari ad arrivare spesso, se non sul fondo, comunque a poter essere pericolosi. Sei partito a sinistra al tuo ingresso in campo, poi a un certo punto ho visto che ti sei spostato un po' più vicino a Kevin Lasagna, nel finale sei andato a destra quando è entrato Di Gaudio. Com'è andato complessivamente? No, io all'inizio sono entrato a sinistra perché dovevo partire, diciamo,
su quella fascia lì, poi per essere, diciamo, quando abbiamo cominciato a spingere un po' di più, sicuramente sono salito un po' a dare più sostegno a Lasagna. E dopo, vabbè, dopo nel finale è entrato Di Gaudio, mi sono spostato a destra, però penso che i ruoli davanti ci possiamo, almeno da quello che ho visto, tutti i giocatori che si possono cambiare in tutti i ruoli, possiamo far bene. Ci racconti qualcosa di questo trasferimento? Che cosa ti ha convinto in particolare di questa soluzione? In prestito al Carpi con diritto di riscatto, se non sbaglio? No, per convincermi sono convinto subito, perché comunque il mister che avevo già lavorato a Varese un po' con lui mi ha voluto. Conoscevo il calcio che fa lui, quindi sono sempre stato propenso a questo calcio, quindi ho subito accettato. Poi ho visto anche da parte della società, quindi il direttore, che hanno spinto subito per portarmi qua, e quindi non ci ho pensato due volte. E siamo di nuovo in diretta con l'ultima parte, la penultima parte di Epicentro Sportivo. Abbiamo chiuso la parentesi legata a Carpi Vicenza, forse per la partita che è stata ci siamo stati anche tanto. Dimentichiamo il discorso di Carpi Vicenza e tuffiamoci nel discorso mercato. La prima notizia purtroppo non è positiva, nel senso che va annoverato nel nuvolo delle ufficialità la partenza di Andrea Catellani. Mancava solo l'ufficialità di fatto e sapere magari dove. Che aveva un febbrone sabato da cavallo, esatto. Infatti era in tribuna al freddo con meno uno. Freddi, però febbrone. Esatto. No, più che altro magari meno conoscitori, non sapevano bene quale potesse essere la destinazione. Oggi ufficiale, parlato le prime parole, foto di rito, così a lentella, come a comporre una coppia d'attacco interessante con Caputo. E non solo, mi dicevi. Non solo, perché potrebbe arrivare anche De Luca, insomma, andare a comporre un tridente veramente di altissimo livello. Noi abbiamo anche le prime parole in bianco-azzurro di Andrea Catellani, allora sai cosa facciamo? Se, noi direi che ce le possiamo andare anche ad ascoltare. Una famiglia, un'altra, mi sembra di aver letto. Onorato di far parte di questa famiglia. Famiglia Carpi, famiglia... Beh sì, questa te la lascio, è tutta tua. Allora noi ci ascoltiamo Catellani. Andrea Catellani, nuovo acquisto dell'Entella, con che spirito arrivi a Chiavari? Sicuramente sono molto felice di essere arrivato, è una scelta che ho fortemente voluto, perché l'Entella per me rappresenta la prima scelta, è un progetto serio, una società ambiziosa fatta da un gruppo di ragazzi che conosco bene, che reputo secondo me ragazzi pronti per costruire qualcosa di importante, quindi tutto questo è stata una scelta naturale e sono onorato di fare parte di questa famiglia. Come ti vedi in coppia con Caputo? Ma sicuramente uno dei motivi per i quali sono arrivato è il fatto anche di giocare con Ciccio, un giocatore che ha caratteristiche che credo si completino alla meglio con le mie, quindi sono molto contento e sinceramente non vedo l'ora di iniziare a giocare con lui. Sei stato avversario dell'Entella, ora hai conosciuto i compagni, primo allenamento, quali sono le tue sensazioni? Ma molto buone, perché conosco il gruppo anche da avversario, so che è un gruppo molto solido, coeso e con idee di gioco. Infatti mi sono trovato subito bene, credo che anche per le mie caratteristiche sia l'ideale, quindi sono davvero contento della scelta che ho fatto. Il numero che hai scelto è quello che porti sulla felpa? Sì, indosserò il numero 10, è un onore, un numero al quale ho sempre tenuto, poi è il numero del mio idolo Roberto Baggio, quindi è pesante, ma sicuramente c'è un significato ancora in più. Thank you.
E allora l'ultima parte, abbiamo sentito anche Cattelani, ti è scesa la lacrimuccia o no? Un po', mi dispiace. Un po', ti dispiace, vabbè. Sarebbe piaciuto vederlo di più giocare. Decisamente anche a me. Allora parliamo di mercato, perché insomma Emanuele Swager è ufficiale al Bari, quindi insomma prestito. Prestito ovviamente, senza diritti, secco, prestito secco al Bari. A Carpi non è potuto tornare, ho visto che tanti avete scritto sui vari forum, sui vari social, ma perché non è tornato qui da noi, lo stavamo trattando, Per questo motivo non poteva tornare in prestito, cioè avendo già fatto ottenuto due volte il trasferimento in prestito a Carpi, non si può per regole il terzo prestito, quindi o vieni acquistato oppure non se ne può fare nulla, quindi si è provveduto alla seconda eventualità. Ovviamente per quanto riguarda invece il discorso legato ad altre operazioni, su Bianco c'è stata una brusca frenata oggi da parte del Carpi, perché mancano, latitano le alternative in mezzo al campo, e quindi si è dichiarato ormai Rona sull'incedibile. Anche Cattelani fino a due settimane fa era incedibile, aveva detto non usciranno altri big, e invece puntualmente è stato smentito, quindi su quello mi baserei relativamente. Io invece faccio conto sulle necessità della squadra, manca un mediano, manca un centrocampista metodista, sul mercato non ce ne sono a bizzeffe, e quindi insomma lo devi inventare. Sì, cioè devi essere bravo a trovare quella possibilità prima degli altri. Sì. Dire che è veramente complicato, però no, ma è la nuda e cruda verità, nulla di più. E per quanto riguarda invece il discorso legato a Romagnoli, oggi si era vociferato di un interessamento concreto da parte del Bologna, che l'avrebbe chiesto con la formula del prestito con diritto di riscatto. Si sta trattando, non è per nulla tramontata l'ipotesi, anzi il giocatore preme, il Carpi è consono del fatto che il ragazzo va in scadenza giugno 2018 e non ci sono le volontà di rinnovare tale tipo di accordo per il momento, quindi il Carpi dovrà porsi un interrogativo, perché a giugno questo giocatore andrà in scadenza l'anno prossimo, quindi bisogna mettersi anche attorno a un tavolo e discutere. Però privarsene in prestito con il rischio magari di aggiungere, allora, come prima, in prestito secco assolutamente no. Se la formula dovesse essere una formula con un prestito che preveda anche un riscatto già fissato, ecco che allora se ne potrebbe discutere. Altro discorso aperto con la partenza di Grégoire De Frel è quello di Di Gaudio verso il Sassuolo, pista difficilissima a mio modo di vedere, impercorribile anche per i difficilissimi rapporti che intercorrono fra Carpi e Sassuolo. Però ripetiamo, al dio denaro non si comanda, mai dire mai. Il Sassuolo si ritroverà, ma a metà della prossima settimana, 18 milioni di euro in saccoccia per la cessione di De Frel. Non male a materiale, non male, giudicando che De Frel, Versalico e Sansone hanno portato in cassa qualcosa come 45 milioni di euro di plus valenza, quindi insomma parliamo di grandi cifre. Sì, una scuola sono. Assolutamente sì, una cifra che peraltro era abbastanza brevemente reinvestita, perché il Sassuolo sta chiudendo in queste ore per Avenatti, per Falletti e per Lazzari, quindi insomma a materiale anche il futuro allenatore del Sassuolo, che non sarà Di Francesco, per lavorare su questo tipo di oggettistica, su questo tipo di parco tecnico. Per quanto riguarda il Carpi invece stiamo in casa nostra, che è meglio. Per il discorso attacco ha già giocato uno spezzone di partita De Marchi contro nel Prato, Yavaux è in uscita, e qui ci andiamo ad addentrare dentro una trattativa più complessa, perché la trattativa col Trapani per Citro è tutto fuorché fantascienza. Il Carpi ha avuto un incontro senza profitto lunedì con i dirigenti del Crilia per il discorso di Jerry Mbakogu. Il discorso verrà ripreso in mano domani, tra la tarda mattinata e il tardo pomeriggio. Dovrebbero essere 1/2 gli incontri fra la dirigenza del Carpi e quella del Crilia per trovare una quadra per il ritorno di Jerry Mbakogu. Della serie, paghi tu, no pago io, più o meno. Pago tu che pago io. Il discorso però qual è? Che a questo punto non dovesse materializzarsi il ritorno di Jerry Mbakogu in Emilia, la soluzione Citro diventerebbe di fondamentale importanza, perché su Kevin Lasagna comunque permane qualche dubbio che il giocatore, insomma, forte di un contratto quinquennale da 1.800.000 euro totale possa avere i suoi giusti handicap mentali, cioè possa magari far di calcolo, ecco, senza mettere in dubbio la professionalità di un ragazzo straordinario che ha dato a Carpi tanto e che il Carpi viceversa ha dato moltissimo a lui, però insomma è umano, ecco, cominciare magari a ragionare. Quindi il discorso di Nicola Citro, che è l'unico vero vice Lasagna, cioè in Serie B nel palcoscenico della cadetteria non c'è un altro attaccante che assomigli tanto a Lasagna quanto a Citro. È molto difficile trovarlo, e sembra che lui possa essere, abbia il pedigree giusto. La proposta del Carpi è di 500.000 euro più Yavaux
per quanto riguarda la totalità del cartellino. Quindi una proposta che i dirigenti del Trapani stanno vagliando, perché sono consci che il giocatore ha un valore di mercato leggermente superiore, ma che se non riuscissero a piazzare dovrebbero vendere a prezzo di saldo a fine stagione. Quindi c'è un ragionamento in atto da parte della società del Trapani, e si arriverà probabilmente anche con questa trattativa sicuramente a riparlarne verso fine settimana, perché come abbiamo detto molto dipenderà dall'incontro per Mbakogu. Ma ripeto, ci saranno comunque contatti in merito. Ultimissima, Blanchard, giocatore che è comunque in uscita dal Carpi, ha comunicato al Parma che attenderà fino al 31-1-2017 per prendere una decisione. Mancassero alternative credibili, Blanchard lo possiamo considerare un giocatore del Parma. Un bel colpo, devo dire, per il Parma in Serie Lega Pro. Beh, comincia a mettere in fila Frattali. Si è fatto il salto alla Serie A, alla Lega Pro. Blanchard, Munari, Scaglia. Jachimoschi, che sembra Jachimoschi. Benevento, che tra l'altro il Benevento, ho letto un'intervista al suo direttore sportivo, è interessato a Citro. Poi quando gli hanno chiesto di quell'improbabile offerta, come mettesse anche due giocatori in prestito, lui ha detto di no, ha negato. Però... Beh, allora, l'operazione è che sinceramente il Benevento vorrebbe fare questo tipo di operazione. Prestito, scambio di prestiti. Bagadur e Puskas andrebbero in Sicilia, esatto. E Citro arriverebbe in prestito a Benevento con l'obbligo di riscatto in caso di promozione. Questa sarebbe la formula. Trapani dice di no, vuole monetizzare ora, perché chiaramente ha più di una paura di retrocedere. Quindi da questo punto di vista pare che la trattativa sia più complessa del previsto. Sul Parma dovrebbe diventare ufficiale nelle prossime ore anche Donnarumma. Quindi wow, insomma, tanta roba. Questa è una squadra che, così com'è, rischierebbe di fare i playoff in B. Sì, esatto, no, perché altro se venissero promossi in Serie B quest'anno, l'anno prossimo potrebbero veramente comprare due o tre giocatori per mettere a posto la rosa. Basta, cioè Fagiano sta facendo il miracolo proprio per quello, perché in Serie C probabilmente è vero, sta spendendo qualcosa non poco per quanto riguarda la categoria, però se lo parametriamo un campionato di Serie B dove si vuole viverlo da protagonisti assoluti, probabilmente la spesa è giustificata. Ed è una sorta di programmazione anche questa, è una programmazione tanto contante disponibile. Ma chiaramente la società Parma questo investimento ha voluto fare. Siamo in conclusione, grazie Luca Mazzelli per essere stato con noi. Grazie a te. Anche nella tua nuova veste di inviato per l'United Carpi. Sì. Che comunque si comincia così, anche io ho cominciato dai campetti. Sì, ma poi insomma è divertente. Stimolante, dai. Sì, sì, anche sì, perché lavorare sul campo è lavorare sul campo. Poi per il collegamento alla domenica con il nuovo programma. Grande, Cuore Sportivo. Cuore Sportivo è molto bello, tra l'altro, è veramente di qualità, e sentire anche i vari contributi, come mi raccontavi te, grazie alle varie conoscenze, perché bisogna dire anche certo, cosa, certo. E i contributi dalle varie parti d'Italia è un qualcosa, è un work in progress, ma stiamo crescendo. Allora, grazie a te Luca Mazzelli, un saluto da Enrico Bonzanini, grazie ai due ragazzi in coadiuvazione tecnico-tattica qui in regia a fianco a me. Noi ci rivediamo venerdì per parlare ovviamente di mercato. Sarà prepartita la sfida contro il Benevento, ma avremo ben tre contributi domani.